in collaborazione con... Vuoi aprire un'attività? Apri la tua azienda in totale tranquillità avvalendoti della nostra assistenza. Contatta Confcommercio Ascom Bologna allo 051 64 87 550. Buonasera telespettatori di ATV e ben ritrovati a Daedalus, un luogo che già conoscete, dove già siamo stati più volte, da qui siamo partiti anche per alcune delle nostre passeggiate, dei nostri viaggi per Bologna e questa sera entriamo in modo molto più approfondito in un luogo, anche in questo caso, che abbiamo già visitato. Ci siamo stati per esempio all'inizio della puntata sulla Bologna a luci rosse e comunque rientra e ne abbiamo parlato più volte perché è stata la prima sede fisica dell'Università di Bologna. Stiamo ovviamente parlando dell'Archiginnasio, ci troviamo in Piazza Galvani, dietro di me appunto il Palazzo Storico che tra il 1500 e il 1600 è stato edificato proprio per raccogliere gli studenti dell'Università di Bologna per la prima volta. Allora intanto saluto e ringrazio Anna per essere con noi questa sera. Ciao Anna. A tutti. Faremo un viaggio straordinario perché colpevolmente forse abbiamo tralasciato questo luogo che è uno dei più visitati dai turisti e non solo di tutta Bologna. L'Archiginnasio vanta tra l'altro una quantità di opere d'arte incredibile, c'è il meraviglioso teatro anatomico, opera unica nel suo genere e appunto anche questo è tra le più visitate a Bologna, ci sono gli stemmi degli studenti universitari, delle famiglie degli studenti universitari, sono circa 7.000, pensate, quelli custoditi all'Archiginnasio e che un po' danno l'impatto anche immediato e visivo di quello che era l'università, cioè proprio l'essenza, quello che all'inizio era l'Università di Bologna, un insieme di studenti che pagavano per sentire le lezioni dei propri professori. E poi parleremo evidentemente anche della biblioteca, dell'Archiginnasio, diciamo la destinazione d'uso attuale di questo luogo che custodisce, pensate, circa 1 milione di volumi. Avete capito bene? Parliamo proprio di 1 milione di libri all'interno dell'Archiginnasio di Bologna. Però intanto Anna, siamo all'esterno e quindi certo. Immaginiamo di dover parlare anche dell'impatto visivo dell'esterno. Assolutamente, infatti prima di entrare era doveroso guardare la facciata del palazzo perché è veramente magnifica, è un'opera di Antonio Morandi, detto il Terribilia, siamo nella seconda metà del 1500 ed è uno dei nostri architetti più influenti e uno degli architetti di punta della nostra città. La sua firma sono le figure delle chimeriche, delle sirene che appaiono molto spesso sugli architravi delle finestre realizzate, pensate da questo architetto. Purtroppo le decorazioni sono in arenaria e ben si sa che l'arenaria fa fatica a resistere al tempo, quindi non tutte sono ancora leggibili. Come hai detto giustamente, la prima sede unica dell'università, l'Università di Bologna è molto, molto più antica del 1563, anno di apertura di questo edificio, però è dopo l'ingresso di Bologna nello Stato Pontificio con Giulio II agli inizi del 1500 si rende necessaria una sede universitaria, una sede unica che rendesse anche più facile fruire delle lezioni. Siamo in un momento delicato, l'università ha un momento di crisi e quindi diciamo che questo edificio aiuta in tal senso e aiuta anche il Papa a tenere meglio sotto controllo i suoi studenti avendoli tutti nello stesso luogo. Poi ne parleremo. Quindi, e poi approfondiremo l'argomento. Il Papa promotore è Pio IV, il Cardinale Legato è Carlo Borromeo, il Vice Cardinale Legato è Pier Donato Cesi e i loro stemmi campeggiano immediatamente
all'ingresso dell'archiginnasio, sul portale, il bellissimo portale in arenaria di ingresso, e lungo il perimetro del portale ci sono simboli delle arti e dei soggetti di studio che venivano affrontati all'interno dell'edificio. L'edificio ha 30 arcate, un portico, il pavaglione, il salotto elegante della nostra città. Qui in questa zona si teneva il mercato dei bachi da seta, che è il motivo per cui dall'italianizzazione della parola francese pavillon e papillon viene esatto il pavaglione che utilizziamo noi. Sono quasi 140 metri di portico, quindi insomma un portico importante, e come sempre il portico è anche un elemento in qualche modo di armonia della nostra città, perché come dire, fa star bene insieme palazzi che magari anche architettonicamente sono differenti. Infatti proprio di fianco all'archiginnasio insiste il palazzo che un tempo era l'ospedale, c'era cioè il monastero, il convento legato all'ospedale della morte, oggi è la bellissima, prestigiosa sede del Museo Archeologico di Bologna, che abbiamo recentemente visitato, visto che c'è una bellissima mostra dedicata ai pittori di Pompei che è stata prorogata fino al 1° di maggio, quindi diciamolo. E i due palazzi, in realtà uno che passeggia sotto il portico non si accorge neanche di passare da un palazzo all'altro, mentre invece si cambia proprietà. Oggi una parte dell'antico ospedale della morte è utilizzato dalla biblioteca dell'archiginnasio, e quindi i due palazzi sono congiunti da un ponte aereo che dopo peraltro vedremo che cosa c'è all'interno dentro di questo ponte aereo, esattamente. Detto questo, io credo che i nostri amici vogliano iniziare il loro viaggio. Cominciamo a entrare nel chiostro principale dell'archiginnasio. Certo, Anna, che davvero entrare in questo cortile ha il sapore un po' di entrare in un antico chiostro, no? Sì, e subito l'impatto visivo con queste migliaia, dicevo prima, 7000 stemmi, ognuno dei quali ricorda una famiglia di uno studente che è venuto, ha studiato qua, ha speso qua, perché sì, di fatto sì, questo certo facevano gli studenti. E che ha avuto la disponibilità economica di lasciare certo traccia del suo passato, perché non tutti potevano permetterselo. Hai detto bene, effettivamente le università, le architetture delle università sono ovviamente ispirate alle architetture conventuali. A Bologna abbiamo un altro grande esempio, che è il Collegio di Spagna, e anche insomma l'architettura è sicuramente quella. Questa. E la provenienza di questi studenti, no? Di questi stemmi che vediamo, viene messa esplicitamente, proprio scritta, quindi ne vedremo tanti questa sera, e dalle più svariate parti d'Italia, ma non solo, anche dall'estero. Sì, sì, assolutamente. Infatti uno degli stemmi più famosi è proprio sopra la nostra testa, proprio qui all'ingresso, ed è di uno studente che si chiama Leon Garavito, che leggo insieme a voi. Leon Garavito, natus in Novo Americo, si è laureato nel mese di febbraio dell'anno 1607 e poi è tornato in America. Ovviamente il cognome Leon Garavito ci dice
ci parla di un'origine spagnola e possiamo esattamente dire da dove veniva, perché proprio di fianco allo stemma della famiglia di León Garavito c'è lo stemma della città di Lima, quindi in Perù. Lo stemma della città di Lima ha i tre re magi che seguono la stella, ma in realtà questo è per parlare di uno dei tanti americani che sono, i cui stemmi sono presenti all'interno dell'archiginnasio, ma come hai detto tu ce ne sono veramente che venivano da tutto l'allora mondo conosciuto. Sì, e allora cominciamo questa nostra visita attraverso le storie di questi studenti, ma soprattutto attraverso la storia di queste mura meravigliose dell'archiginnasio di Bologna. In un angolo, qui al piano terra, questa arcata meravigliosa, Anna, che spicca rispetto alle altre, sì, con materiali, si vede il sole, ci sono queste, sì, foglie di rame, e, insomma, sembra monumentale, sì, ti viene da pensare che sia un personaggio clamoroso, sì, quello. No, in realtà sono due fratelli Fornasari, qui diciamo che la ricchezza dipende anche dalla disponibilità economica. Quindi questo è molto importante. A volte abbiamo memorie abbastanza, come dire, sommesse di personaggi molto importanti, e poi invece abbiamo magari memorie molto lussuose per personaggi meno importanti. Però in ogni caso, voglio dire, leggere gli stemmi e le memorie del Palazzo dell'Archiginnasio, l'ora di Daedalus è insignificante, sì, proprio, cioè ci vorrebbero dei giorni, sì, ci vorrebbero ore per ogni arcata, perché c'è davvero qualcosa da raccontare su ogni arcata. Qui abbiamo questo bellissimo monumento, fa da cornice alle porte della Società Medico-Chirurgica, che è un altro luogo magico dell'archiginnasio, e è una allegoria davvero molto complessa quella che vediamo. Tanto spicca il sole, che è rappresentato con un bel nasone, gli occhi, quindi umanizzato con questi lunghi raggi d'oro. Il sole si trova nel segno dei gemelli, che sono rappresentati dai due fratelli Fornasari che vediamo in affresco in alto. E la luce del sole illumina anche la terra, che invece è questa grande sfera nera fatta di lavagna. Quindi intanto abbiamo già nominato l'affresco, la doratura, la lavagna, quindi uso di tantissimi materiali. Attorno alla terra ci sono Castore e Polluce, che rappresentano appunto i due fratelli, i gemelli, sì, e sopra Castore e sopra Polluce ci sono altre due piccole allegorie, purtroppo la lettura è un po' difficoltosa perché non è mantenuto benissimo, che sono Lucifero, la stella della sera, e Venere, che rappresenta la stella del mattino. E questo solo per dire che uno dei due fratelli Fornasari faceva lezione di mattina e il secondo fratello Fornasari faceva lezione di pomeriggio, e quindi vengono rappresentati in questa maniera. Inoltre abbiamo questi due talamoni, questi due bellissimi cavalli. Tutta la decorazione laterale del portale è fatta invece in arenaria, quindi un ulteriore materiale. Quindi anche, oltre che ricchezza decorativa in termini di colori, di pittura, di affreschi, anche proprio ricchezza di materiali. E pregio artistico nella realizzazione. Bellissimo. Assolutamente. Accessibile dal piano terra, quindi dal cortile del piano terra dell'archiginnasio, c'è questa cappella, questa sala, che di solito, Anna, non è aperta al pubblico, anzi, insomma, è abbastanza raro vederla e poterla ammirare. È proprio di fronte, in asse con l'apertura su Piazza Galvani, ed è appunto, come dicevo,
era una vera e propria cappella, un luogo di culto. Sì, assolutamente, dedicata all'Annunziata, quindi alla Vergine. E siamo esattamente sotto agli spazi oggi occupati dal Teatro Anatomico. Quando si faceva lezione di anatomia, spesso veniva celebrata una messa prima di iniziare la lezione proprio nello spazio in cui ci troviamo, e come per il Teatro Anatomico anche questa chiesa ha subito i danni della guerra, perché una bomba ha colpito nel 1944 solo questo lato dell'edificio. In realtà ha attraversato il Teatro Anatomico, ma l'esplosione è avvenuta qui, cioè a terra, e questa è stata ovviamente molto danneggiata. Infatti, come i nostri telespettatori possono vedere, le pareti hanno perduto la maggioranza, non tutta, ma la maggioranza degli affreschi, che erano dei capolavori di Bartolomeo Cesi, quindi della seconda metà del 1500, e raccontavano i fatti salienti della vita della Vergine. Infatti alle mie spalle sopravvive una presentazione al Tempio di Maria, mentre sull'altare maggiore abbiamo una bellissima annunciazione che è di Dionigi Calvart, ed è uno dei maestri più importanti di Guido Reni, e un fiammingo, ed è un pittore che ha influenzato tantissimo la storia dell'arte bolognese. E la chiesa si chiama Santa Maria dei Bulgari perché qui, prima della nascita del Palazzo dell'Archiginnasio, vi erano le case di Bulgaro, uno dei grandi giuristi bolognesi, insieme a Ugo Alberici, a Martino, hanno partecipato per conto di Federico Barbarossa alla Dieta di Roncaglia. Quindi era una famiglia importante, e quindi diciamo il nome è rimasto dal fatto che qui c'erano le case di questa famiglia. La decorazione invece di Bartolomeo Cesi, cinquecentesca, fu pagata dalla famiglia Calderini, che aveva il gius patronato di questa chiesa. Oggi, che non si può visitare purtroppo la chiesa, però viene utilizzata quando ci sono le esequie di un importante professore universitario. Professori universitari possono utilizzare. A testimonianza di quanto ancora l'università sia radicata, no? Tra queste mura, c'è ancora un legame vivo, diciamo, proprio tra, nonostante, come appunto si sa, qui possono entrare gli studenti di qualunque tipo di istituto a studiare, a consultare libri, a leggere, però di fatto c'è un legame, no? Rimane il legame. Cordone ombelicale con l'Università di Bologna. Allora, entrati nel cortile principale appunto dell'Archiginnasio, presa la scala di destra, che è la scala dei cattivi, Anna, perché appunto quando il Papa costituì il palazzo, divise, no, nelle ali artisti e legisti, e i legisti erano quelli di cui il Papa aveva più paura, quindi diciamo che li vedeva con maggior timore, si incontrano subito questi. Gli stemmi sono dappertutto, appunto li ritroveremo dovunque qui nella biblioteca dell'Archiginnasio, ma ci troviamo di fronte a quest'opera. Di cosa si tratta? Questa è una memoria dedicata a Carlo Borromeo, che in questo momento era già San Carlo. Siamo nel XVII secolo, quindi Carlo Borromeo era già diventato santo, però in realtà noi troviamo questa memoria dedicata a questo personaggio perché quando il palazzo è stato costruito nel 1563, Carlo Borromeo in quel momento era il cardinale legato della città, quindi voglio dire il committente sarebbe Pio IV della famiglia dei Medici, ma Carlo Borromeo era però il cardinale legato di Bologna, e peraltro è nipote del Papa, quindi un
parente molto vicino, un legame molto stretto, e quindi anche se questa è una memoria successiva, è legata al fatto che Carlo Borromeo è stato il sovrintendente ai lavori, un po' il diciamo di fatto il committente, perché poi i lavori si interfacciavano col cardinale legato e col vice cardinale Pier Donato Cesi, non certo direttamente col Papa. Ma oltre alla memoria, e qui siamo, come dire, qui c'è Ercole Panzacchi, c'è cioè tutto un insieme infinito di stemmi e di memorie, è interessante divertirsi quando io accompagno gruppi, magari anche non bolognesi, di altre regioni italiane o addirittura stranieri. Ci fermiamo e ognuno cerca il proprio luogo di provenienza, no? Qui a destra avete, partendo dal basso, avete Piacenza, Roma, Milano, Ravenna, Siena, Pisa, Firenze, Sardegna, Sicilia, Marche, Napoli, quindi tantissimi studenti che venivano da luoghi diversi dell'Italia. Ma avete anche la Grecia, Danimarca, il Belgio, Indorum è l'America, le Indie occidentali, avete la Transilvania, il paese di Dracula, quindi la Romania, l'Ungheria, la Svizzera, la Spagna, la Polonia, la Germania, l'Inghilterra, il Portogallo. Quindi vedete, davvero gli studenti dell'Università di Bologna arrivavano da ogni tutto parte. E quindi sono stati importantissimi per la formazione culturale di tutta la città, perché la loro presenza ha reso noi migliori, i bolognesi, nel senso che li hanno aperti al mondo, alle culture, alle lingue, certo, eccetera. E di contro è anche stata una presenza importante dal punto di vista economico, perché allora, come ora, la presenza degli studenti rappresentava uno zoccolo duro, importante dell'economia bolognese. Saliamo e proseguiamo nella visita. Allora, prima di cominciare la visita degli spazi, dei luoghi, di questi meravigliosi saloni che ci sono all'Archeginnasio, è doveroso, Anna, parlare un po' della nostra università, dell'Università di Bologna. Io ho detto all'inizio che di fatto entrando nell'Archeginnasio ancora oggi si ha la percezione visiva di cos'era l'università, no? Vedendo quella serie di stemmi infinita che ripercorre, ed è forse veramente il leitmotiv e il filo rosso che percorre tutte le sale, tutte le stanze, tutte le aule. Però appunto ricordiamo ancora una volta che cos'è l'università di Bologna, l'università più antica del mondo. Insomma. Sì, l'università più antica del mondo, e finché non verrà fuori qualche documento precedente, io preferisco definirla così, la più antica del mondo, e non la più antica del mondo occidentale, come spesso è ricordata su diverse guide cartacee. Dunque, noi non abbiamo una data precisa di fondazione dell'Università di Bologna, perché quella che normalmente troviamo è del 1088, che identifica nel 1088 la data di fondazione, è una data così fittizia inventata da Giosuè Carducci nel 1888, quando in occasione dell'esposizione bolognese, per dare un tema all'evento esposizione, Giosuè Carducci si inventò l'ottavo centenario dell'università. In realtà noi abbiamo documenti dei primi del 1000, addirittura del 900, della fine del 900 d.C., che attestano la presenza dello studio in città. Non c'era un edificio, era consuetudine che gli studenti andassero direttamente a casa dei professori per fare lezione, oppure che prendessero in affitto stanze
all'uopo. Addirittura a volte si usavano anche spazi pubblici come il sagrato di una chiesa piuttosto che una piazza. L'università si pagava tanto e il denaro che gli studenti raccoglievano, cioè le rette di tutti gli studenti erano i proprietari dell'università, questa è una cosa molto importante da ricordare, con questo denaro gli studenti non solo pagavano la loro adesione alle lezioni, ma pagavano il salario degli insegnanti, pagavano l'affitto delle abitazioni degli insegnanti, pagavano anche tutto quello che serviva all'insegnante, quindi c'era una specie di, non so come chiamarlo, il kit dell'insegnante, un certo numero di libri, piuttosto che di abiti, piuttosto che di penne d'oca, piuttosto che, quindi c'era proprio un kit che veniva consegnato agli insegnanti. Gli studenti arrivavano da tutto l'allora mondo conosciuto, perché ovviamente Bologna, essendo un'università libera, pubblica, e che vuol dire che chiunque poteva partecipare, quindi uomini, donne, ebrei, musulmani e cattolici, richiamava l'attenzione. E iniziamo con lo studio della legge, che è la prima facoltà, ma poi se ne aggiungono tantissime altre. E proprio in virtù della liberalità di questa università e di questa città, prima di entrare nello Stato Pontificio, vi erano comunque delle lezioni piuttosto eretiche, quindi l'anatomia, piuttosto che si aggiungono più tardi le scienze naturali, la prima cattedra di ostetricia, ma la stessa anatomia era una materia che non era autorizzata fuori da questa università. Si sa bene che Michelangelo, Leonardo non potevano studiare anatomia umana, quindi Michelangelo doveva andare a rubare cadaveri nei cimiteri per le sue realizzazioni, per le sue sculture. Invece Bologna aveva questo tipo di programmazione, questo tipo di insegnamento. L'Università Medievale di Bologna è, secondo me, il fiore all'occhiello della storia della nostra città, perché era una università libera, un'università, la prima cattedra di ebraico. Le lezioni spesso venivano tenute in ebraico, cioè non solo in latino ma anche in ebraico, anche in arabo. Avevamo professori e studenti ebrei o arabi, perché essendo gli studenti proprietari dell'università, a loro non interessava molto cioè volevano dare il proprio denaro a chi insegnava meglio, a loro non è che interessasse molto il fatto che credessero in un Dio diverso, certo. Cioè l'importante è che fossero bravi ad insegnare la loro materia, sapienti. Esatto, quindi la medicina era soprattutto ebraica, l'astronomia, che allora si chiamava astrologia, insegnamento importantissimo all'Università di Bologna, era soprattutto araba, quindi avevamo studenti e professori di queste provenienze, e questa è una cosa che rende la nostra università davvero unica. Io sono sempre molto orgogliosa di raccontare questa cosa, perché ha poi influenzato tutta la storia della nostra città. Bologna è sempre stata abituata, tra virgolette, al diverso, perché in realtà ha sempre avuto una miriade di persone, di colori, di culture e di lingue differenti, anche dal punto di vista artistico. Per esempio, avere già nel 400 tanti fiamminghi a Bologna in qualche modo ha influenzato anche la nostra storia dell'arte. Poi le cose cambiano ovviamente in maniera significativa quando vi è l'ingresso definitivo nel XVI secolo di Bologna nello Stato Pontificio. Il Papa non è che può chiudere il pacchetto e impedire tutto quello che è stato fatto, tutte le lezioni, tutti gli insegnamenti che c'erano stati fino a quel momento, però vengono messi dei paletti. È un momento delicato, c'è il Concilio di Trento, c'è la Chiesa protestante che si lascia, la Riforma luterana, quindi c'è una grandissima crisi della Chiesa. Chiesa, e la costruzione di questo palazzo si inserisce in quell'atmosfera. In effetti
Bologna, che nel Medioevo aveva migliaia e migliaia e migliaia di studenti, cioè l'esplosione demografica bolognese del Medioevo è dovuta alla presenza dell'università, mentre invece nel Cinquecento c'è una diaspora, veramente un abbandono dell'università, perché qui cominciano a essere messi i paletti, invece nelle università protestanti i paletti vengono tolti, quindi c'è il processo contrario. E il palazzo rappresenta appunto la fisicizzazione del fatto che diventiamo un'università all'interno dello Stato Pontificio, e quindi il Papa li vuole, invece che averli tutti dispersi, perché prima un po' erano vicino a San Domenico, un po' vicino a Porta Procolo, un po' vicino a San Francesco, un po' dappertutto, adesso inizia invece il desiderio di averli fisico. Tutti. Esatto, un luogo fisico che da una parte agevola, ma dall'altra, come dire, vi è anche il controllo di quello che viene raccontato all'interno dell'università. Concludo, che forse non, però, come dire, è una mia, a Rete 7 non c'entra nulla, nel senso che non voglio, però dico un mio pensiero che l'ho sempre avuto e che secondo me meriterebbe un minimo di analisi. Ovviamente noi non possiamo, in qualsiasi guida storica di Bologna voi trovate che la fondazione dell'Università di Bologna risale a San Petronio. Dappertutto. Ci sono anche tante memorie quattrocentesche in giro per la città, in primis nella chiesa qui di fianco a noi, nella chiesa di San Petronio, che dice che l'università è stata fondata da San Petronio. Questa informazione risulta essere apocrifa, nel senso che non abbiamo comunque nessun documento. Non è provata. In nessun modo, quindi una brava guida turistica, come io non sono, non dovrebbe mai dire questa cosa. Invece io ho il segreto sospetto, cioè la mia convinzione invece è che veramente lo studio della legge a Bologna inizi con San Petronio. San Petronio aveva il compito da parte del Papa e anche dell'imperatore di ricostruire Bologna, aveva bisogno di trovare soldi. Sappiamo che Santo Stefano è frutto di un'idea petroniana di dirottare i flussi migratori dei pellegrini verso la Terra Santa su Bologna, il pellegrino porta soldi, e un'altra idea che potrebbe aver avuto Petronio, quella di iniziare lo studio della legge, perché così, in modo da attirare persone, studenti nella nostra università. Io vi ricordo che in quel momento la capitale dell'impero, il corpus, cioè le leggi, non erano a Roma, perché in quel momento la capitale dell'impero era, siamo nel 400 d.C., era Ravenna, pochi passi da dove ci troviamo noi. Quindi voglio dire, se io colloco la nascita dello studio della legge a Bologna nel periodo petroniano, cioè, è tutto sommato piuttosto plausibile, sinceramente, più che nel 1000, a mio personale parere, quindi non me ne vogliano chi ne sa più di me, però è una mia... Comunque, quel che c'è, al di là della ricostruzione, giustamente, che Anna ha voluto esporre, e che è assolutamente legittima e sicuramente con anche fondamenti storici, sì. Quello che è certo, no, è che qui l'università, a un certo punto della storia, arriva. Prende casa, certo. Diventa il luogo fisico in cui venivano gli studenti, e che c'è ancora questo occhio della Chiesa, sì, che sì. Tra poco vediamo in una delle stanze, certo, più significative, certo. Anche fisicamente, volevano gli occhi inquisitori, ho già detto molto, volevano vedere quello che veniva detto e fatto qui dentro. E poi naturalmente oggi tutti i bolognesi sanno che l'università non è più qua, ovviamente. E Bologna ha un numero di studenti che non permette di utilizzare questi spazi, e qui l'università c'è stata fino al 1803 nel Palazzo dell'Archiginnasio, fino al 1803, poi c'è stato un piccolo intervallo in cui ci sono state delle scuole religiose, delle scuole pie, e poi negli anni 30 del 1800 arriva la bellissima biblioteca che oggi avremo occasione di scoprire e di visitare. Capisco che internet oggi la faccia da padrone, però davvero io invito gli studenti a sperimentare lo studio sulla carta stampata e manoscritta di questa biblioteca.
Allora, ovviamente per questa visita ringraziamo le biblioteche di Bologna e ringraziamo appunto chi gestisce e coordina tutta l'attività qui all'interno della Biblioteca dell'Archiginnasio e cominciamo la nostra visita. Entriamo in questo bellissimo locale, in questa splendida sala che oggi è adibita a sala di lettura, sala studio per gli studenti o comunque per chi volesse. Ricordiamo che questo appunto non è un locale adibito agli studenti universitari e basta, anche se molto frequentato da loro, però diciamo che chiunque può venire qui a studiare e a ritagliarsi un po' di silenzio tra queste mura fantastiche. Sì. Qual è la storia e gli aneddoti legati a questo posto? Già in questa sala, come dire, si nota qual è la caratteristica principale del palazzo dell'Archiginnasio, la presenza di migliaia di stemmi. Alcuni sono stemmi di professori, sono memorie di professori, altri invece sono stemmi degli studenti che occupavano il ruolo di priore all'interno delle Naziones, cioè delle associazioni di studenti che venivano, avevano la stessa provenienza geografica. E quindi già sulle pareti si possono vedere studenti tedeschi piuttosto che ungheresi, piuttosto che più vicini a noi, dalla Liguria, dalle Marche, e da diverse località d'Europa e d'Italia. Come tutte le sale di questo palazzo emerge la figura della Madonna, perché come abbiamo già detto il palazzo è stato costruito per volontà di un papa, Pio IV, infatti entrando in questa sala ci sono le insegne papali di questo papa che era della famiglia dei Medici e per volontà del papa, ma ovviamente a Bologna noi avevamo un cardinale legato che era Carlo Borromeo e un vice cardinale legato che era Pier Donato Cesi. Siccome questo palazzo rappresenta l'università ora sotto il controllo dello Stato Pontificio, cosa che fino a quel momento non era perché era un'università indipendente, sono state realizzate dentro le aule di questa università degli affreschi rappresentanti la Madonna. Il significato è doppio quasi sempre. Ci sono due significati opposti. Il primo è che le lezioni si svolgono sotto la protezione della Vergine, quindi come dire anche un modo per tranquillizzare gli studenti che qui venivano a studiare. L'altro era: fino adesso avete fatto quello che vi pareva, da questo momento in poi non potete più farlo, perché anche se io sono a Roma, Papa, in realtà vi tengo sotto controllo. Ricordiamoci sempre che l'Archiginnasio è stato costruito nel momento in cui Bologna viene restituita allo Stato Pontificio e dopo, diciamo, il periodo di circa libertà sotto i Bentivoglio e di conseguenza diciamo che le lezioni dovevano avere un controllo che prima non avevano e quindi la Madonna ha anche questo significato. Di fianco alla Madonna spiccano gli stemmi di due personaggi importantissimi di Bologna, che sono Gregorio XIII alla sinistra della Madonna, le insegne sono quelle papali, le chiavi decussate e il triregno, perché Ugo Boncompagni è bolognese, è diventato Gregorio XIII, il papa che ha riformato il calendario, esattamente, quindi il calendario che usiamo tutti i giorni. E a destra invece abbiamo l'insegna del cardinale Gabriele Paleotti, che è stato importantissimo perché ricordiamoci che quando è stato costruito questo palazzo, 1563, non è un momento qualsiasi, abbiamo il Concilio di Trento a Bologna e Gabriele Paleotti sarà il cardinale che presenterà il suo discorso sulle arti sacre e profane e rivoluzionerà completamente la storia dell'arte dando delle regole precise a scultori, pittori, artisti in generale che dovevano lavorare per la Chiesa, tutti, perché era il committente. Ne abbiamo parlato quando abbiamo
visitato, no? Palazzo Bevilacqua. Palazzo Bevilacqua, e abbiamo raccontato che alcune sessioni del Concilio di Trento si tennero proprio a Bologna, e probabilmente c'era anche quel signore lì, no? Ah, c'era sicuramente quel signore lì presente. Allora, proseguiamo o abbiamo ancora qualcosa da raccontare di questo austero luogo? E posso dire, voglia anche un po' a studiare. Sì, sì, lo posso testimoniare. Io ho passato la mia università dentro questa sala e si studia meglio. Concilia. Secondo me. Sì, sì, assolutamente. Più che studiare su internet. Andiamo a vedere gli altri locali dove ci sono i libri. Di arrivare e di vedere i libri, giustamente Anna si passa in un locale come questo, che era il vero, è quello che è il catalogo, sì. Era il catalogo fino a qualche anno fa. È il catalogo ottocentesco, prima della digitalizzazione di tutte le cose moderne che oggi conosciamo. Che comunque devo dire che, come dire, conserva il suo fascino, a parte la bellezza delle grafie, l'eleganza, cioè guardate le lettere e niente, questo è il catalogo, come giustamente hai detto. Oggi abbiamo quello digitalizzato, quindi gli studenti che arrivano a Bologna per studiare in questa, per prendere in visione, magari meno in prestito, ma in visione, gli straordinari testi che sono qua, utilizzano il computer e quindi comunicano ai bibliotecari, agli archivisti, l'oggetto di cui hanno bisogno, il libro di cui hanno bisogno, e sono poi gli operatori della biblioteca che lo reperiscono. Questo era il catalogo ottocentesco, che ovviamente non viene più usato, ma è solo da guardare. È già meraviglioso. È bellissimo così. Solo per quello. E di qua ci sono i libri. Anna si respira davvero, cominciamo ad entrare proprio nel cuore, anzi siamo nel cuore della biblioteca. Questa è una delle sale storiche dove sono ancora conservati i libri, chiaramente non sono tutti, diciamo che questo luogo è stato mantenuto tra virgolette pubblico per far vedere, ecco, com'era, come poteva essere una volta la biblioteca. Poi adesso, no, i libri storici sono conservati in una sezione altrettanto suggestiva, altrettanto bella, ma chiusa al pubblico per ragioni di sicurezza. Si può vedere di fatto da fuori l'infilata di queste stanze una dentro l'altra, davvero meravigliosa, ma ecco, le nostre telecamere non possono entrare per ragioni di sicurezza, per non mostrare a magari eventuali malintenzionati dove sono i libri più di pregio, perché qui ci sono anche dei libri molto di grandissimo valore. Però qui abbiamo uno spaccato, come si dice, Anna, di quella che erano le biblioteche antiche, ecco. Sì, e poi abbiamo ancora questo arredamento ottocentesco molto bello, che sfrutta tutta l'altezza, la balaustra che si raggiunge attraverso le scale che sono nascoste negli angoli della stanza. Poi, tra le altre cose, voglio dire, questa è una stanza dove si vede bene quali sono i soggetti trattati, l'archeologia, la storia dell'arte, quindi è una sala particolarmente apprezzata da chi fa il mio mestiere. Però, come giustamente dici tu, gli studenti oggi usano sale, diciamo, più moderne, più anche, voglio dire, più pratiche, uh-huh, ecco, per lo studio. Una volta invece quello che si doveva fare era estrarre, poi ci si appoggiava su questi piani estraibili e si consultava il libro. Nelle biblioteche inizialmente non c'erano tavoli, quindi si stava in piedi lungo il perimetro di queste scaffalature. Quindi queste parti estraibili erano fondamentali per poter, queste mensole estraibili erano fondamentali per poter appoggiare i testi. Una piccola chicca, no, che abbiamo scoperto proprio questa mattina venendo qui all'archiginnasio, è che proprio in una di queste sale, qui accanto, c'è anche un
un dipinto splendido di uno dei fratelli Carracci, sì, cosa certo. Che a Bologna capita, no? Ogni tanto uno ci gira per un palazzo storico e si trova un'opera di Carracci. Sì, abbiamo un frammento di un affresco di Ludovico Carracci che è stato staccato da Palazzo Montecalvi, che è stato posizionato qua, è una caduta di Fetonte, peraltro un soggetto per me bellissimo ed è sempre un soggetto molto ardito. Noi a Bologna abbiamo alcuni soggetti cadute di Fetonte, una di abbiamo di Girolamo Mattioli, abbiamo Guido Reni, abbiamo diverse opere che hanno questo soggetto, che è sempre una sorta di virtuosismo tecnico, perché devi fare. Fetonte è uno dei tanti figli legittimi di Apollo, Apollo si è dimenticato di lui alla nascita e quindi è cresciuto senza il suo papà, è arrivato a una certa età, si presenta al suo papà e dice: adesso tu non hai fatto il padre, e per ripagarmi di questa tua assenza devi esaudire un mio desiderio. E quindi Fetonte chiede ad Apollo di poter, ad Apollo suo padre, chiede di poter guidare per almeno una volta il carro del sole, cioè il carro con cui Apollo tutti i giorni accompagnava il sole sulla volta celeste. Apollo lo redarguisce: guarda che è una cosa non facile, guarda che bisogna stare attenti, i cavalli non ti riconoscono. Dopo, no, lo voglio fare, quindi un po' presuntuoso. Infatti poi le cose andranno a finire male, perché effettivamente i cavalli non riconoscono il nocchiero, quindi mentre Fetonte è in viaggio sulla volta celeste, attraverso la volta celeste, i cavalli si imbizzarriscono, lui viene scaraventato, cade fuori dal carro e va a morire schiantandosi nel fiume Padus, cioè nel fiume Po. Quindi, e le sue sorelle, che volevano stare vicino a lui per sempre, chiedono a Giove un modo per poter stare sempre vicino al fratello perduto, e Giove le trasformerà in pioppi. Infatti gli argini del Po sono pieni di pioppi, che sono i figli delle sorelle di Fetonte, che lì ha perso la vita. Ludovico è il più anziano dei tre, come lo chiamo sempre l'amministratore delegato dell'azienda Carracci, perché in effetti era quello che aveva i piedi per terra, il più classico, ma anche quello che aveva i piedi per terra e che ha aiutato. Gli altri due erano un po' più bohemienne, sì, un po' più bohemienne, quindi siamo forse ancora in epoca bohemienne, però insomma il concetto è quello. Sì. Probabilmente non sarebbero stati in grado di fondare la scuola, di creare quella che è stata poi una vera e propria azienda. E dicevo, il soggetto è molto ardito, perché quando devi fare su una volta, quindi con una prospettiva dal basso verso l'alto, far vedere Fetonte che cade da un carro è un virtuosismo tecnico, cioè devi essere molto bravo, perché è facile sbagliare sia le proporzioni ma soprattutto la prospettiva. E Ludovico invece, che è il più classico dei tre, da questo punto di vista è molto bravo. Quindi alla Biblioteca dell'Archiginnasio c'è anche un'opera di Ludovico Carracci. Noi proseguiamo. Da qualche tempo sto esaminando questa parte del corpo umano. Ai tempi di Aristotele non usavano mettere le mani sopra i morti come facciamo oggi, commettendo un sacrilegio. Ma che sacrilegio! Certo che sacrilegio! Silenzio! Cremonini, venite qui, guardate con i vostri occhi. Ho già visto. Se dovessi dar retta ai miei occhi, direi che non avete torto. Siamo adesso in quella che forse è la sala più emblematica, più bella, più iconica della Biblioteca dell'Archiginnasio,
una delle sale più conosciute di tutta Bologna, più visitate, meta dei turisti, fotografate, insomma, siamo nel Teatro Anatomico. Entrare, tra l'altro il privilegio oggi di poter essere, per realizzare queste riprese, essere gli unici, no? In questo momento qui dentro, dà già una sensazione davvero particolare. Questi legni, anche l'odore che si percepisce, conferiscono insomma un'emozione davvero particolare e che i pochi che non hanno vissuto dovrebbero invece provare. Questa è una sala di cui appunto adesso Anna ci racconterà la storia. Ci sono particolari anche leggendari che magari vanno spiegati, come quella finestrella, non so, io ho sentito parlare anche di questi dettagli, e questa di fatto era una sala magnifica, ma in cui si svolgevano cose in qualche modo anche, se vogliamo, macabre, truculente, diciamo così. Però ecco, erano gli studenti che affollavano queste panche, e che osservavano qui, assistevano a lezioni, diciamo così. Certo. Allora, Bologna ha un primo, quando l'università era indipendente, l'anatomia si faceva in diversi luoghi della città, però quando viene costruito l'archiginnasio nel 1563 viene comunque fornito di un teatro anatomico, cioè di una stanza per la dissezione dei cadaveri, che non era questa, era in realtà era posizionata nelle sale a fianco, che oggi ospitano uffici di segreteria. Questo è un teatro degli anni 30, del 1600, progettato da Levanti, fatto teatro proprio perché la lezione in qualche modo era una vera e propria, era un'esperienza teatrale veramente, e spesso potevano anche partecipare, a volte vi erano delle dissezioni pubbliche. Il tutto di legno, e hai fatto giustamente notare il profumo che si coglie, il profumo del legno che si coglie entrando nel Teatro Anatomico, non è casuale, è stato fatto di legno perché i teatri venivano fatti di legno, quindi questa era la tradizione, ma anche perché il legno assorbe il terribile tanfo che vi era all'interno di queste stanze. Ancora oggi noi mettiamo le palline di legno di cedro piuttosto che di pino nella biancheria, proprio per tenerla profumata. Vi è tutta una serie di decorazioni splendide, queste statue sono bellissime, rappresentano alcune figure storiche della medicina, come la mia sinistra, Galeno e Ippocrate, che ovviamente non sono legati all'insegnamento della nostra università, certo. Ma tutti gli altri sono invece professori che con la storia di questa università hanno avuto molto a che fare. Non possiamo non citare Marcello Malpighi in quell'angolo, che è praticamente il primo che utilizza il microscopio, scientificamente parlando, in ambito medico, quindi scopre i gromeruli del Malpighi nei reni, piuttosto che le piastrine, piuttosto che i globuli bianchi, piuttosto che i globuli rossi, eccetera, eccetera. Quindi scopre tutto il mondo dell'invisibile. Ha avuto i suoi problemi con l'Inquisizione, perché l'Inquisizione non accettava che si affermasse l'esistenza di qualcosa che non si vede. E Tagliacozzi, altro personaggio che bisogna assolutamente citare, tiene in mano un naso, perché è l'inventore della rinoplastica, e di fatto oggi abbiamo i laser, abbiamo un sacco di tecnologia che lui non aveva, ma la tecnica è ancora quella seicentesca di Tagliacozzi. Sul soffitto centrale abbiamo Apollo, che era un po' il nume tutelare della medicina, e attorno è completamente circondato dalle costellazioni che si riconoscono per le stelline che ricoprono i corpi di personaggi allegorici che riconosciamo, perché alcuni sono anche segni zodiacali come i gemelli piuttosto che il sagittario, eccetera. Le due statue insomma più note, più famose sono peraltro settecentesche, sono firmate da Ercole Lelli, ma non è lui diciamo l'esecutore materiale, sono gli spellati, cioè
queste due statue sempre in legno che rappresentano il sistema muscolare superficiale ed esse stesse erano soggetto di studio durante le lezioni, mentre sopra il baldacchino abbiamo la figura, una figura femminile che è l'allegoria dell'anatomia, è molto molto carino, è il genietto alato, ecco, non è un angioletto, è il genietto alato che ha la sua sinistra, che con la mano destra indica il tavolo nel centro della sala, e nell'altra invece che offrire, normalmente tengono in mano corone di fiori, invece che offrire corone di fiori ha un bel femore umano, quindi ha un bel osso, era in tema. Era assolutamente in tema. La finestrella di cui parlavi poc'anzi, che in questo momento è chiusa, ma la vediamo esattamente di fronte a noi, con il nome di Paolo III Farnese, nasconde, è una vera e propria finestra, nasconde una grata ancora oggi esistente, lì c'è una piccola stanza, uno spazio riservato all'Inquisizione, ovviamente monaci domenicani, perché a Bologna, lo ben sappiamo, visto certo, che abbiamo fatto stati. Una bellissima puntata sul Tribunale dell'Inquisizione, era in San Domenico, è tuttora, anche se non usato, è tuttora in San Domenico. L'inquisitore vedeva perfettamente cosa succedeva qua, mentre invece chi era qua non era in grado di capire se vi era o meno qualcuno presente nella stanzetta dell'inquisizione, quindi si viveva sempre sul chi va là, diciamo. E l'inquisitore di fatto era l'unico che poteva interrompere le lezioni, perché durante le lezioni gli studenti dovevano star zitti. Mondo meraviglioso, dovevano ascoltare e basta, non potevano intervenire. Invece lui poteva intervenire se magari il lettore, il professore diceva qualcosa che era particolarmente scientifico, particolarmente moderno per le idee dell'Inquisizione, lui poteva interrompere e poteva porre delle domande al professore. Quindi ne scaturiva una sorta di breve contraddittorio tra religione, fede, superstizione anche, e scienza e ragione rappresentate dal professore. Probabilmente gli studenti, che dovevano star zitti, era ascoltando questo contraddittorio che poi stavano, come dire, capivano da che parte stava la realtà. Era un bello spettacolo. Però. Era un vero spettacolo, veramente molto, molto interessante. Il professore stava lassù, sotto il suo bel baldacchino, era l'unico che aveva il testo, i testi. Qui esiste già la stampa, ma ovviamente quando il teatro, quando le dissezioni, quando non esisteva l'archiginnasio, erano in posti diversi, i libri erano costosissimi, quindi l'unico dotato di testo era il professore, che faceva anche da lettore, quindi il professore leggeva e poi indicava al cerusico, che era all'interno dell'anello, dove bisognava incidere il corpo, e si iniziava la mattina all'alba con lo stomaco e si finiva all'alba del giorno dopo con il cervello. Le lezioni prendevano un'intera giornata perché bisognava concentrarli in pochissimi mesi dell'anno, infatti l'anatomia si iniziava a gennaio, perché c'era il problema della conservazione dei corpi, certo. E quindi bisognava lavorare soltanto durante l'inverno. Il tavolo anatomico è originale nel piedistallo, mentre il piano esiste, però è spezzato in due, uh-huh. E quindi questo è sostitutivo. Dobbiamo immaginarci non un tavolo piano come lo vediamo oggi, leggermente inclinato affinché gli umori una volta scorressero fuori all'esterno. E il pavimento in corrispondenza del tavolo era ricoperto di fogli in argento, si conoscevano perfettamente le proprietà antibatteriche dell'argento, quindi veniva usato spesso ed era ricoperto perché poi la pulizia fosse più semplice. Aggiungo che erano di argento anche i vassoi, che venivano usati perché per mostrare più da vicino quello che veniva estratto, esatto, dal nostro corpo, perché dobbiamo immaginare non una sala luminosa come la vediamo noi oggi, anzi piuttosto tetra, perché non avendo la corrente elettrica, non avendo i faretti,
tutti, non avendo nulla. C'erano solo queste finestre, esatto. Magari qualche candela. C'erano, esatto, delle lampade a olio che fanno un fumo tremendo. E quindi per agevolare la visione degli studenti che erano in loggione, diciamo così, si mettevano appunto gli organi su questi vassoi d'argento e ci si avvicinava. Le lampade erano appese alle mani. Tutte le volte che abbiamo una statua con una mano, diciamo, prospiciente, è perché la mano serviva anche per appendere la catena che reggeva la lampada d'olio. E il Mondino dei Liuzzi non può non essere citato, qui andiamo molto indietro nel tempo perché siamo a cavallo tra 1200 e 1300, grande lettore, grande professore di anatomia, peraltro la sua assistente diventa a sua volta lettrice di anatomia agli inizi del 1300, quindi una donna che insegna all'Università di Bologna, esatto, indica un libro, vedete la statua di Mondino dei Liuzzi, indica un libro, perché a lui viene riconosciuto il primato di aver fatto il primo libro di anatomia umana, peraltro conservato in questo edificio presso la Società Medico-Chirurgica. E voi ovviamente molti potranno obiettare, ma come? Cioè, prima di Mondino dei Liuzzi l'anatomia si insegnava e si usava il De Anatomie di Galeno. Qua. In realtà no, perché Galeno, noi, anche se nel suo testo dichiara di sezionare cadaveri umani e descrive gli organi, noi oggi sappiamo che Galeno sta descrivendo gli organi di un maiale, non di un essere umano, motivo per cui probabilmente poi non erano dissezioni di cadaveri. Comunque il primo libro, di anatomia effettivamente umana è sicuramente il De Anatomie di Mondino dei Liuzzi, che ha trovato pace nella chiesa dei Santi Vitale Agricola, dove c'era il suo monumento funebre, e che è stato, insomma, l'iniziatore di un'anatomia molto più moderna, molto più attuale di quella raccontata nei testi precedenti. Giustamente abbiamo concesso molto tempo al Teatro Anatomico, anche perché, lo dicevo, è una delle sale più, forse più belle di tutta la città, più visitate di tutta Bologna, e quindi crediamo fosse doveroso, crediamo che sia doveroso, insomma, per Daedalus concedere tanto tempo, e invitiamo anche voi a venirlo a visitare, quei pochi che non lo hanno ancora fatto. Ricordiamo anche che è stato in parte restaurato, perché sì, qui sono cadute le bombe, qui è stata purtroppo distrutta una parte dell'archiginnasio stesso. Però c'è una piccola cosa che volevo dire, perché Spesse volte sui libri c'è scritto tutto rifatto. Non è tutto rifatto. L'archiginnasio si è preso una bomba, questo è innegabile, solo qua, quindi il resto del palazzo non è stato assolutamente bombardato. E anche per quanto riguarda specificatamente il Teatro Anatomico, assolutamente è stato restaurato, anzi è stato restaurato alla velocità della luce. Abbiamo fatto la festa del 25 aprile, la mattina dopo sono iniziati i lavori, quindi è stato veramente molto rapido il restauro. Però del Teatro Anatomico si è conservato tanto, non tanto nelle parti, diciamo, meno importanti come le panche, perché peraltro si vedono tutto quello che c'era di originale che si è salvato dal bombardamento è stato riutilizzato, e ci sono alcuni dettagli di legno più scuro che ci fanno capire anche nei reggi panca cosa c'è di vero e cosa c'è di rifatto. Ma la cosa più interessante è che le cose che si sono salvate di più è la parte decorativa, cioè le statue, i busti, gli spellati, le decorazioni sopra la nostra testa, tutti i blasoni, quelle sono tutte cose restaurate, ma originali, nel senso che probabilmente trattate con resine ignifughe hanno resistito di più, non tanto all'impatto quanto all'incendio che ne è seguito. Esatto, perché la panca non la tratto con la resina ignifuga,
perché non me ne frega niente, perché posso rifarla, perché mi costa poco. Ma questa roba qua invece... Le statue, le decorazioni, esatto. Certo. E quindi, anzi, le fotografie ci dimostrano che insomma tanto si è salvato. Sono le originali. Abbiamo reso verità anche a questo dettaglio. Grazie ad Anna. Siamo in un altro dei luoghi tipici, simbolo, famosi, insomma, dell'Archiginnasio, molto conosciuto anche perché qui si tengono appuntamenti pubblici, conferenze, presentazioni di libri. Siamo nella sala dello Stabat Mater e già dal nome capiamo che c'è qualcosa di particolare, di unico. Sì, ricordiamo a tutti i nostri telespettatori che Bologna è patrimonio dell'umanità per la musica dal 2000 e questa è una piccola tessera fra le tante che compongono la motivazione per la quale Bologna è diventata patrimonio dell'UNESCO e in effetti Rossini nel 1842 ha eseguito per la prima volta sotto la direzione di Donizetti il suo Stabat Mater all'interno di questa stanza. Rossini è nato a Pesaro, era morto a Parigi, ma in realtà ha passato gran parte della sua vita nella nostra città, ha studiato nella nostra città, alcuni dei suoi manoscritti sono conservati qui a Bologna e i suoi matrimoni sono tutti bolognesi, non con delle bolognesi, ma bolognesi come collocazione, come celebrazione. La sala dello Stabat Mater vuole essere un po' la gemella, nel senso che il corridoio principale dell'Archiginnasio ha due grandi sale alle due estremità, quella che abbiamo già visitato, l'odierna sala di lettura della biblioteca, che era la sala degli l'aula magna degli artisti, cioè le tutte le facoltà tranne la legge, perché questa invece era l'aula magna dei legisti, cioè degli studenti di legge. Venivano un po' tenuti separati perché comunque chi conosce la legge è potenzialmente più pericoloso per il Papa. Esatto, il Papa aveva un po' paura di tutta questa conoscenza legale degli studenti della città, quindi venivano, avevano spazi, poi qui naturalmente c'erano anche cerimonie, letture pubbliche, eccetera, però insomma era l'aula magna dei legisti. E come nell'altra aula magna, le pareti sono decorate da moltissimi stemmi e da moltissime memorie, anche qui campeggia la figura della Vergine, perché come abbiamo già detto è in tutte le aule di questo edificio, quindi in tutte le aule storiche che noi non possiamo vedere con le nostre telecamere o non completamente, e anche nelle due grandi sale principali che sono decorate con la Vergine per le motivazioni che abbiamo già detto. E di fatto qui abbiamo la più antica in realtà memoria, che è questa alla mia sinistra, perché questa è stata realizzata subito dopo l'inaugurazione del palazzo, quindi subito dopo il 1563, e fa riferimento alla famiglia della Rovere. Infatti tutta la decorazione ha come diciamo motivo principale foglie di quercia e ghiande. La famiglia della Rovere è quella di Giuliano della Rovere, Giulio II, che ben sappiamo agli inizi del 1500 ha restituito Bologna allo Stato Pontificio. E poi abbiamo altre memorie come quella del cardinale Savelli, che è veramente imponente in questo caso, è stato il priore lo studente priore della nazione germanica che ha pagato per realizzare questa grande memoria. Ovviamente gli studenti più facoltosi facevano a gara per pagare memorie di personaggi importanti, di cardinali piuttosto che di vescovi, piuttosto che di papi, perché in qualche modo, come dire, era
modo per ringraziarsi questi personaggi, e lui realizza questo grande monumento, questa grande memoria per il cardinale, perché attribuisce al cardinale Savelli il fatto di essere un benefattore, un sostenitore della nazione germanica, della nazione degli studenti tedeschi. Il priore era esso stesso, era di Lucerna, e quindi la grande aquila a due teste è il simbolo dell'impero, il mondo tedesco. Esattamente. Però il cardinale è rappresentato dal fatto che sopra si vede bene lo stemma della famiglia Savelli e il copricapo rosso con le nappe, che invece è tipico del cardinalizio. E un'altra invece molto bella è quella dedicata al cardinale Geronimo Boncompagni, e abbiamo San Girolamo, perché il cardinale Girolamo Boncompagni ha il nome di questo grande santo della Chiesa cristiana, opera peraltro estremamente raffinata, ma è veramente carino il fatto che tutti gli studenti che hanno contribuito alla realizzazione di questa memoria fanno il proprio stemma a forma di draghetto. Il drago era il simbolo della famiglia Boncompagni, e quindi ogni stemma è fatto a forma di questo animale fantastico. Poi ce ne sono tantissimi altri, ce ne sono alcuni che sono brani di pittura veramente di livello, anche se purtroppo non conosciamo i nomi degli artisti. Quindi anche questa, una sala che vale, come tutto il palazzo, vale visitare. Davvero. Una particolarità, una curiosità è che questa sala non è regolare, cioè non è un pianta rettangolare, diciamo così, o quadrata, insomma, ma è trapezoidale, romboidale, insomma, gli angoli non sono regolari, non sono di 90 gradi, chissà, forse aveva conferito un effetto acustico particolare all'esecuzione dello Stabat Mater di Rossini, non lo sapremo mai, non so quante altre volte è stata utilizzata per concerti musicali, però sicuramente più volte ci sarà anche una ragione da questo punto di vista. Sempre dalla sala dello Stabat Mater siamo di fronte, anzi dall'altra parte rispetto a un angolo che abbiamo già visto, eravamo nella biblioteca e abbiamo inquadrato quell'infilata di stanze una dentro l'altra, all'interno delle quali c'è la biblioteca dell'Archiginnasio, sono custoditi i libri. Qui abbiamo appunto la prospettiva opposta. Ma che cos'erano in antico queste stanze? Queste in realtà erano effettivamente le aule dove studiavano quotidianamente gli studenti dell'università. Abbiamo visto le due aule magne perché sono visibili, queste invece sono le singole classi che custodiscono oggi i testi. Noi abbiamo questo bellissimo corridoio prospettico, questa visione di insieme che una volta non c'era, perché le stanze erano tutte separate, quindi c'erano porte, i muri, non c'erano in realtà, cioè le porte, non c'erano neanche le porte, erano quelle che ancora oggi affacciano sul corridoio, infatti passeggiando nel corridoio si vedono tutte le singole porte, ma era ogni porta accedeva a una stanza, a un'aula che non aveva altre porte di comunicazione con altre aule, quindi questo, diciamo, bellissimo colpo d'occhio che noi abbiamo, gli studenti in realtà non lo avevano. E anche da qua si notano bene gli stemmi, anche da qua si nota che la stanza, l'aula ha una Madonna affrescata come in ogni stanza, per i motivi già ripetuti, e diciamo che anche questi studenti dovevano essere in qualche modo incitati allo studio, vivendo all'interno di uno spazio così bello, esatto, così, diciamo, confacente all'attività, alla concentrazione.
passeggiando per il corridoio, per i corridoi qui al primo piano della Biblioteca dell'Archiginnasio, ci si imbatte anche in opere d'arte di grande fascino, sì, sì. Insomma, magari uno non ci guarda perché è diretto al Teatro Anatomico piuttosto che allo Stabat Mater, invece si trova insomma dei capolavori. Sì, sì. Infatti questa memoria è una delle più famose del palazzo, perché l'autore è Donato Creti, che è stato un grandissimo pittore della fine del 1600 a Bologna. Tra le altre cose, l'opera è una collaborazione tra Giuseppe Mazza, nostro grande scultore barocco, e appunto Donato Creti. Donato Creti già è un bolognese che già in giovane età girava da solo in Europa, perché è chiamato da tutte le corti europee a realizzare opere. Tra l'altro, uno dei pochi bravissimi pittori a lavorare anche su rame. Lavorare su rame è sempre molto complicato. La memoria di questo grande personaggio, appunto Girolamo Sbaraglia, ci sono due allegorie femminili che hanno lo sguardo rivolto verso la scultura che rappresenta il busto appunto di Girolamo Sbaraglia, e sono da una parte la ragione e dall'altra parte l'esperienza, perché il sapere è frutto della teoria ma anche dell'esperienza. La figura allegorica dell'esperienza ha degli occhi dipinti sui palmi delle mani, perché l'esperienza vede attraverso le mani, cioè sperimenta ovviamente, mentre invece la ragione tiene in mano un morso di cavallo, perché tiene a freno i sentimenti e le passioni, cioè quando devi elaborare un concetto scientifico, non ti devi lasciare trasportare dalle passioni e dai sentimenti. Quindi è un'allegoria completa dei due aspetti del sapere. Bellissimo. Passeggiando qui al primo piano, sempre altri affreschi, altre memorie, no? Perché abbiamo detto, esatto, che era un po' questo il genere letterario delle opere, degli, sì, affreschi che si trovano qui. Sì, anche perché queste molte sono pagate dagli studenti e si ringraziavano i loro professori. Questa è quella di Malpighi. Marcello Malpighi è stato un grandissimo professore nella storia della medicina e grande nemico di Sbaraglia, quindi della memoria che abbiamo visto, perché Sbaraglia era un grande conservatore, invece Malpighi ha avuto un sacco di problemi con l'Inquisizione, perché invece era molto innovativo, molto moderno, e tutto ciò che era innovativo e moderno cozzava abbastanza con le idee dell'Inquisizione. È una memoria totalmente allegorica, un po' come abbiamo appena visto quella di Sbaraglia, perché qui avete Mercurio che è un po' il simbolo dell'eloquenza, è anche il protettore dei commercianti, quindi di chi sa parlare, e ha il gomito appoggiato a una pila di libri e sta consegnando un rotolo di carta su cui compariva in realtà il nome di Marcello Malpighi, e lo consegna all'eternità, in modo che il nome di Marcello Malpighi sia ricordato per sempre. Dall'altra parte invece abbiamo un'altra figura femminile, che è l'allegoria della medicina, che è il campo nel quale Malpighi era eccelso ed era famoso. Immaginiamo anche l'effetto che faceva, no, sul docente. Assolutamente. Una lusinga di questo, esatto, tipo. Esatto, e questi studenti poi, tra che te, passavano. No, cattivi noi, però. Però un po' sì. Un po' sì. E l'autore, anche qui abbiamo un grande pittore, che è Marcantonio Franceschini, che è stato insomma un altro pittore molto significativo nella storia del barocco bolognese. Proseguiamo.
addirittura, Anna, siamo davanti ad una memoria che utilizza un materiale nobile come il marmo, e il nome che vediamo è un nome famoso che abbiamo già incontrato, per esempio raccontando la storia di Imola, no? di Caterina Sforza. Questo infatti è Carlo Riario, è proprio membro della famiglia del marito di Caterina Sforza, però parliamo ovviamente di due epoche diverse, perché qui siamo nella seconda metà del 1600, però anche questa è una memoria molto bella. Siccome il simbolo della famiglia Riario è una rosa, qui avete questa bellissima rosa fatta di marmo bianco, quindi un materiale prezioso, e poi c'è questo vaso da cui escono questi rami spinosi della rosa, quindi la rosa è fatta di marmo, mentre invece i rami sono dipinti e con le spine, e su ogni foglia di questi rami c'è il nome di tutti i componenti della consigliatura degli artisti, cioè i componenti della consigliatura degli artisti nell'anno 1660, che è appunto l'anno della memoria. Quindi effettivamente, come dicevi prima, tutti questi professori dovevano essere davvero, come dire, orgogliosi e omaggiati di questi doni che gli facevano i loro studenti. E qui abbiamo una rappresentazione proprio immediata, no, di cosa doveva essere l'entourage, diciamo, certo, di questi professori. Esattamente. Senti, Anna, qui all'interno dei corridoi, tra l'altro in una zona un po' più buia perché porta alla sala dello Stabat Mater, spicca questo rettangolo più chiaro, no? Sì. Rispetto al resto degli affreschi è evidente che c'è una cesura, uno stacco. Sì, sì. No, ma infatti, che cosa significa? Qui è la soprintendenza che ha fatto un piccolo saggio che testimonia il fatto che sotto lo strato degli stemmi che possiamo vedere oggi ce n'è uno precedente, quindi qui vedete lo stemma che è nascosto dallo strato che possiamo vedere. C'è stata una stratificazione di memorie, di studenti, di finito lo spazio. Siamo adesso invece di fronte, Anna, a un affresco. Evidentemente un affresco molto degradato, sì, sì, però ha un significato particolare, sì, per la persona, sì, e l'artista che lo ha realizzato. Sì, ci sembrava giusto, anche se effettivamente purtroppo molto siamo degradato, nell'ultimo angolino che ha subito i danni dell'esplosione del bombardamento americano del 1944, quindi è purtroppo molto rovinato. Però questa è la memoria di Francesco e Achille Muratori, però all'inizio del 1700 una discendente, Maria Teresa Muratori, ha realizzato l'affresco oggi poco leggibile. È importante sapere che è l'unica pittrice, quindi l'unica artista donna che ha lasciato testimonianza della sua arte all'interno del palazzo dell'Archiginnasio. Abbiamo tante donne, tante bolognesi che incontriamo spesso nella, sì, storia, nelle storie che raccontiamo. Prima o poi, Anna, faremo un Daedalus specificatamente dedicata alle storie di donne famose bolognesi. Assolutamente. Thank you.
Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Daedalus, di questo nostro viaggio per le sale, gli splendidi ambienti dell'Archiginnasio di Bologna. Come sempre il nostro è un curiosare insieme ad Anna per questi luoghi meravigliosi. Non vogliamo essere una sorta di lezione accademica, no? Anche perché qui di accademia ne abbiamo in questo luogo, giorni. Per carità, ci sarebbe da dire, e ovviamente è sempre incompleto quello che raccontiamo, però pensiamo di aver dato e diciamo consegnato a voi quella che può essere una prima infarinatura di quello che potete trovare qui dentro, ed è veramente veramente tanto. Avete visto tutti gli stemmi, 7000, un milione di libri presenti, il teatro anatomico, la sala dello Stabat Mater, ognuna di queste famiglie che ha lasciato una testimonianza di sé con queste memorie che ricordano i professori, i grandi professori che sono passati per la storia di questa università, quindi della nostra città, e che magari adesso sono il nome di piazze o di vie attuali di Bologna. Siamo a ringraziare evidentemente la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, che ci ha consentito e che vi ha consentito di vedere queste immagini e di sentire appunto la spiegazione di Anna, che ovviamente ringraziamo. Grazie a voi, Anna, per essere stata con noi anche questa sera. Grazie ai nostri operatori Tiziano Ilardi, Gabriele Vincis, alla assistenza per i social di Viviana Milli. Grazie soprattutto a voi per averci seguito. Vi auguro una buona serata. In collaborazione con. Vuoi aprire un'attività? Apri la tua azienda in totale tranquillità avvalendoti della nostra assistenza. Contatta Confcommercio Ascom Bologna allo 051 64 87 550.